Sarà a Porta del Foro ad aprire la piazza per la 137esima giostra del Saracino di domenica prossima 2 settembre, dedicata alla fine della Grande Guerra, poi a seguire Porta Santo Spirito, Porta Crucifera e ancora Porta Sant'Andrea, come era accaduto a giugno. Siamo con Daniele Gori. Daniele, che ne pensi di questo ordine? Ma è un ordine abbastanza, diciamo, giusto, soprattutto per... cioè, Sant'Andrea non cambia molto, perché tanto abbiamo visto che a giugno ha fatto già una bellissima giostra, nonostante essere partiti quarti, e la loro ambizione di partire primi. Porta del Foro sarà sicuramente testato, perché adesso, partendo primi, sono obbligati da subito ad aprire la piazza col 5. E gli altri quartieri alla fine non cambia molto. In realtà credo che ad oggi cambi poco un po' a tutti, perché dobbiamo essere in ordine del 10 e comunque partire primi o ultimi, gli equilibri non li cambia a tantissimo. Porta Sant'Andrea potrebbe essere la lancia del cappotto ed anche dello scavalcare per la prima volta Porta Crucifera nell'Albo d'Oro. Il cappotto è bello, ma in questo caso loro puntano soprattutto a scavalcare Porta Crucifera. Non sarà facile, perché, come dicevamo prima nella diretta, anche Santo Spirito è un quartiere che ha veramente tanta voglia di vincere a questo punto. Porta del Foro è un quartiere che è cresciuto tantissimo, può dire la sua e può vincere. Porta Crucifera si deve riscattare della giostra di giugno, che non ha dimostrato il valore dei suoi giostratori. Pertanto tutti hanno una buona motivazione, ma solo uno riuscirà a vincere a settembre e soprattutto potrà passare l'anno in serenità, perché poi sono diversi mesi prima di potersi rifare. Da lunedì le prove quanto contano, soprattutto nella giostra di settembre, rispetto a giugno che ci sta tutto l'anno per allenare? Allora, diciamo, a settembre le prove sono importanti quanto a giugno, però sono più importanti perché tutti sentono il peso, appunto, che è l'ultima giostra dell'anno. E io credo che le prove saranno un indice importante per quello che sarà poi la giostra, perché ad oggi sono diminuite anche di un giorno rispetto agli anni passati, pertanto tutti concentreranno le loro energie in quei 4 giorni e cercheranno di mettere a punto i cavalli. E venendo da una giostra di giugno, già, diciamo, se avevano qualcosa da limare, lo devono aver limato per poter fare la giostra al meglio.